Questa sera si inaugura il circolo del PD intitolato a David Sassoli. Chi era David Sassoli nel ricordo dell'onorevole Piciarro? Sicuramente David era un padre rifondatore dell'Europa. Noi abbiamo avuto tanti padri fondatori e madri fondatrici importanti, italiani assolutamente fondamentali, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, insomma solo per citarne alcuni. E poi abbiamo avuto dei padri rifondatori, tra questi David Sassoli, coloro i quali cioè hanno rifondato l'Europa in un momento di grande difficoltà. Io ricordo la crisi economica che noi abbiamo vissuto nel 2008, la risposta inesistente, per non dire altro, dell'Europa, che non era stata capace appunto di offrire alle cittadine e cittadini europei una risposta politica all'altezza della situazione drammatica che si stava vivendo. E ricordo anche la reazione, la nascita dei populismi, dei sovranismi, l'idea che l'Europa fosse in qualche modo un progetto destinato a finire. Io ricordo la campagna elettorale per le europee, l'ultima campagna elettorale europea. Poi è arrivato la nuova legislatura, l'esperienza di David della presidenza, che ha rifondato la pandemia naturalmente e la risposta che c'è stata alla pandemia e l'idea di una rifondazione sulla base appunto della solidarietà comune, che se ci si riflette poi la ritroviamo pure nella dichiarazione di Schumann, no? Cioè nei testi che hanno animato i padri fondatori, coloro i quali hanno immaginato, hanno pensato al progetto europeo. E quindi David è stato essenzialmente questo, ed è stato colui il quale è riuscito ad abbattere quella distanza profonda che si era creata tra l'idea dell'Europa, la sensazione che i cittadini e le cittadine italiani avevano dell'Europa e le istituzioni europee stesse, perché finalmente il Parlamento europeo è diventato con lui la casa delle cittadine e dei cittadini europei. Onorevole, nel momento è anche un po' particolare. Lei in Europa come sta vivendo questa situazione del governo italiano? Beh, sicuramente l'ultima cosa di cui noi abbiamo bisogno in questo momento è una crisi di governo, era questa crisi di governo, perché il periodo e il momento, la congiuntura, fatemi dire così, internazionale è particolarmente complessa. Noi abbiamo un sovrapporsi di crisi una dopo l'altra, usciamo dalla crisi pandemica, abbiamo una guerra appunto in corso, abbiamo una crisi economica e finanziaria, abbiamo una crisi alimentare che si traduce appunto in un'insicurezza alimentare che ora riguarda, anche questa è, dico per inciso, effetto dei crimini di guerra commessi da Putin, perché voi sapete che c'è un blocco navale che impedisce di esportare, il blocco navale russo che impedisce di esportare i cereali dall'Ucraina, e quindi questo produce una insicurezza alimentare che per adesso insomma non riguarda l'Europa e non investe l'Europa, ma che riguarda molti paesi del Nord Africa. Questo si potrebbe tradurre per esempio in una crisi migratoria molto molto importante, molto più importante di quella che abbiamo visto e vissuto con la crisi siriana. Quindi insomma questo è lo scenario internazionale. In questo scenario, con il PNRR da mettere a terra, come si dice in gergo, con le riforme che abbiamo da fare, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è ovviamente una crisi di governo. La parola che deve prevalere è la responsabilità, e spero che prevalga mercoledì, perché insomma tutti ci guardano con grande stupore e con grande preoccupazione. Senta, che quello che è rimasto poi del Movimento 5 Stelle sono ancora affidabili per un futuro? Ma guardi, questo non lo so, nel senso che tutto quello che sta accadendo è oggetto di valutazione naturalmente, e tutto quello che succederà sarà il frutto di quello che in queste ore si sta decidendo, di quello che in queste ore sta decidendo. Il Movimento 5 Stelle, noi guardiamo al loro dibattito interno con molto rispetto, ma anche con la giusta valutazione che dobbiamo fare e che dovremmo fare. Qual è la situazione del PD a Foggia? Ma oggi apriamo un circolo a pian terreno vicino ai cittadini, vicino al territorio. Noi ne abbiamo sempre avuto circoli territoriali, e soprattutto in questa fase in cui Foggia, la città di Foggia, ha bisogno di una grande partecipazione civile, ci sembrava opportuno fare un'inaugurazione di questa sede che fosse ispirata ai principi anche dell'europeismo, di una città che non vuole continuare ad essere l'ultima in classifica, ma che guarda alle sue potenzialità e guarda quanto di grande e bello c'è davanti. E quindi c'è la necessità di fare in modo che venga fuori una classe dirigente che ha come primo obiettivo quello di scaricarsi l'onere di ridare ciò che merita Foggia.